Esordio con vittoria per il Casal Bordino alla seconda stagione consecutiva in promozione, che inizia con 3 punti nel carniere, superando di misura la matricola Sporting casolana grazie ad un guizzo di Mainella che permette ai giallorossi di capitalizzare col minimo sforzo e guardare con ottimismo al prosieguo della stagione. La truppa del patron Santoro si presenta ai nastri di partenza con il chiaro intento di ripetere e, se possibile, di migliorare l'ottimo rollino di marcia della stagione lasciata da poco alle spalle. Le due tifoserie, che non mantano buoni rapporti a causa di una gara di Coppa Abruzzo di qualche anno fa, si limitano fortunatamente ai classici sfottò in tribuna e regalano una discreta cornice coreografica. Le due squadre iniziano al piccolo trotto, anche se non mancano delle interessanti occasioni per rompere l'indugi. Dopo 2 giri di lancette, la truppa di Mister Anzivino a creare la prima insidia con il piazzato a rientrare dello specialista del Peschio, che spedisce la sfera alla sinistra della porta difesa dall'esordiente Villamagna, ultimo acquisto giallorosso in ordine cronologico. Decisamente più incisiva la replica casalese, con la manovra avvolgente finalizzata dall'incursione di Berardi, che da distanza propizia viene disinnescato dalla provvidenziale chiusura dell'ex di turno Forlani, che torna a casa dopo la fugace esperienza di inizio stagione con la Val di Sangro. L'estremo casolano deve arrendersi poco dopo alla capitolazione griffata da Mainella, il quale, approfittando di una corta ribattuta della retroguardia casolana, si fa trovare al posto giusto nel momento propizio per calciare nel sacco in tutta tranquillità. Gli ospiti non si rassegnano allo svantaggio, cercando nell'immediato di rientrare in carreggiata, e al 24esimo il momento sembra propizio, con un pallone vagante deviato da Lombardozzi che mette fuori causa Villamagna, ormai rassegnato all'ineluttabile sulla conclusione ravvicinata di Del Peschio e sulla ribattuta di Cardone. L'estremo giallorosso deve ringraziare Santini, che in entrambe le circostanze preserva il vantaggio con 2 puntuali salvataggi sulla linea, i quali equivalgono indubbiamente ad una segnatura nella porta avversaria, che sembra concretizzarsi 2 minuti dopo, quando sul corner di Mainella Frangione rompe con tempismo, ma la sua incornata manda la sfera a spegnersi insidiosamente a fil di palo. Del Peschio cerca di suonare la carica ai suoi, ma la giornata non è evidentemente destinata a lasciare dei buoni ricordi alla truppa casolana, che alla ripresa dei giochi spara le ultime cartucce con un gran siluro dalla distanza, che permette a Villamagna di esibirsi nell'unico salvataggio di rilievo dei suoi primi 90 minuti a difesa della porta giallorossa. La gara rasenta la narcolessia, visto che i tifosi assiepati sugli spalti avranno pochissimi altri momenti per emozionarsi. Di sicuro i casolani devono accontentarsi dell'onesta prova dei propri Beniamini, che non porta pane a casa. I casalesi fanno poco altro e si rivedono soltanto in zona Cesarini, con la conclusione dal limite del neoentrato Della Penna, che impegna Forlani sul primo palo. 2 minuti dopo è l'altro neoentrato forte, servito dallo stesso Della Penna, a chiudere il sipario sulla storia della contesa, col punteggio che rimane invariato, ma al Casal Bordino sta bene anche così. I 3 punti vanno a loro e la classifica comincia subito a sorridere. Per lo Sporting casolano i meccanismi sono ancora da perfezionare, ma con un tecnico qualificato come Donato Anzivino non dovrebbero esserci problemi a far quadrare i conti. Patron Santoro, prima gara di campionato e prima vittoria. Buona la prima, si usa dire in questi casi, vero? Assolutamente sì, un saluto alla Calabrese Family, che ci segue sempre costantemente e ci porta bene, quindi dovete tornare sempre voi. E sì, e non era una partita facile, perché ovviamente veniamo fuori da settimane intense di preparazione sia per noi che per loro. Poi era una sorta di derby del Chietino, e sappiamo benissimo che con Casoli c'è una rivalità sportiva che, insomma, da anni va a perpetrarsi, quindi ci tenevamo tanto a fare bene. Buona la prima per il gol di Mattia Mainella, ma io oggi voglio veramente dare un encomio grandissimo a un ragazzo di Casal Bordino, si chiama Fabio Santini, c'ha 18 anni, ha esordito l'anno scorso con noi ed è diventato un punto fermo di questa squadra, grazie anche al mister Farina, che ci ha creduto, e soprattutto a lui, che oggi è stato il migliore in campo. Dopo l'ottima stagione d'esordio in promozione, il Casal Bordino punta a fare meglio dell'anno scorso, oppure vi andrebbe bene anche pareggiare il risultato dello scorso campionato? Guardando le altre squadre, ovviamente firmerei col sangue per pareggiare il risultato dello scorso campionato, però io credo nei nostri ragazzi, ma soprattutto credo in questa dirigenza e credo nel mister, quindi sono convinto che faremo meglio dell'anno scorso. Per concludere, che giudizio può darci sulla squadra avversaria? Ma veramente oggi si è visto poco Casoli, veramente poco Casoli, una squadra arcigna, ben messa in campo, però realmente di trame offensive ne abbiamo viste poche, quindi diciamo che è rimandata a settembre. Sono sicuro che il mister Anzivino li avrà fatti lavorare tantissimo e quindi devono smaltire ancora il lavoro nelle gambe, quindi hanno tutte le attenuanti del caso, e sarebbe troppo affrettato dare un giudizio su di loro per quello visto oggi.
Presidente Di Santo, prima gara di campionato e prima vittoria. Buona la prima, si usa dire in questi casi, giusto? Sì, grazie, buonasera a tutti quanti. Sicuramente sì, è stata una bella partita, anche perché il campo era abbastanza difficile, faceva caldo. Ho visto una bella squadra ben messa. Lode a Santini Fabio, che conosco praticamente dalla nascita perché è figlio d'arte di un mio carissimo amico. Grandissima partita, grandissima prestazione. Dopo aver visto all'opera la squadra sia in Coppa che oggi in campionato, ritiene che ci saranno bisogno di aggiustamenti all'organico oppure siete già a posto così? No, per l'organico siamo a posto così. La squadra la sto vedendo crescere, gira bene e penso che mister Farina con tutti questi giocatori a disposizione non può fare che non bene, quindi come dicevo siamo a posto, per il momento siamo a posto così. Per concludere, secondo lei quali sono le favorite alla vittoria finale? Siamo noi le favorite alla vittoria finale, lo spero con tutto il cuore. Abbiamo costruito questa squadra appunto su richiesta del mister Farina. No, a parte gli scherzi, ci sono parecchie belle squadre in campo. Una di queste è anche la Casolana, che ha perso con onore qua a Casalbordino. Speriamo di fare bene, non faccio nomi per scaramanzia. Amministratore delegato Vaccaro, questa era una gara particolare soprattutto per le due tifoserie dopo alcuni episodi di qualche anno fa in Coppa d'Abruzzo, giusto? Sì, era una gara abbastanza tesa, però sia con i dirigenti dell'altra società mi sono sentito, sia con i nostri tifosi e loro hanno fatto altrettanto, si sono comportati tutti quanti benissimi, tutti quanti composti, non avevo dubbi sui nostri tifosi che sono sempre grandi e sono sempre veramente il nostro valore aggiunto e a loro va fatto un encomio per quello che stanno facendo e come lo stanno facendo soprattutto. Grazie ragazzi veramente. Dopo aver visto all'opera la squadra sia in Coppa che oggi in campionato, ritieni che a breve ci saranno degli aggiustamenti all'organico oppure siete a posto così? Siamo a posto così, una bella squadra, abbiamo dato seguito a tutte le richieste del mister e oggi devo dire si è visto il lavoro del mister, e gran bel lavoro della squadra, sui cartellini se andiamo a vedere le occasioni siamo nettamente superiori a noi, una vittoria che ci sta nel campo di Casalbordino e poi oggi ero sicuro di fare risultato perché ho portato 3 amuleti, i miei figli e mio padre, che quando sono in campo Casalbordino fa sempre punti. Per finire, secondo lei dove può arrivare il Casalbordino in questo campionato? Beh, come dico sempre, noi dobbiamo sempre migliorarci, quindi dobbiamo migliorare il terzo posto dello scorso anno e il nostro obiettivo è quello di fare sempre meglio, quindi speriamo di fare meglio della scorsa annata. Dirigente Natalino Ranalli, che giudizio può darci innanzitutto sulla squadra vista all'opera oggi del vostro avversario? Buonasera a tutti, bentornati e benvenuti al nuovo campionato di promozione Girone B, che è iniziato nel migliore dei modi per noi, una giornata molto bella anche sotto il punto di vista climatico, si è stato bene allo stadio. E niente, lei mi ha chiesto che il giudizio per la squadra avversaria, per caso lì? Ma sinceramente noi abbiamo regolato con 1-0, un bel gol di Mainella, però sinceramente Casolana me l'aspettavo qualcosina in più, perché dal nome che c'ha in campo pensavo un po' di più, però onestamente visto quello che hanno cambiato in campo non sono grossa cosa, probabilmente avranno gli stessi problemi noi, devono ancora partire, non è ancora allenarsi di più, sono ancora imballati, altrimenti non sono sinceramente una grossa squadra. Dopo l'ottima stagione di esordio in promozione, il Casalbordino punta a fare meglio dell'anno scorso oppure vi andrebbe bene anche di pareggiare il risultato dello scorso campionato? Ma certo, la speranza è sempre quella di migliorarsi sempre, no? Ogni anno, però chiaramente da quello che ho visto in campo pure nella nostra squadra Casalbordino, ripeto, è sempre la prima partita, quindi ci sta un discorso ancora di caldo, di allenamento, di imballaggio. Però sinceramente fare meglio l'anno scorso sarebbe il massimo, ma non credo lo faremo meglio, perché se devo puntualizzare un po' una piccola nota dolente della nostra squadra è proprio l'attacco che non è all'altezza della situazione, perlomeno questa partita ancora. Io mi auguro che i vari Mainella, i vari Pile si devono ancora sbloccare, perché se no l'attacco che avevamo l'anno scorso era nettamente superiore. Per concludere, secondo lei quali sono le favorite alla vittoria finale?
Ma da quello che si dice nel nostro ambiente, chiaramente quest'anno il campionato è nettamente superiore a quello dell'anno scorso, secondo me, dai nomi altisonanti che sento parlare, tipo lo Spoltore, tipo la Val di Sangro stessa, e tipo lo stesso Passo Cordone, e insomma le squadre sono ben equipaggiate, ben attrezzate, quindi per me il campionato di quest'anno è ancora più forte, oserei dire quasi che sarebbe quasi un campionato di eccellenza, quindi per noi sarà molto molto dura ripetere quell'anno scorso, ma noi dobbiamo mettercela tutta per far sì che avvenga anche quest'anno. Mister Farina, prima gara di campionato e prima vittoria, buona la prima, si usa dire. Ma sicuramente sì, chi ben comincia medaglia all'opera, si dice, e quindi siamo contentissimi per questa vittoria, tra l'altro contro un ottimo Casoli, il mio maestro Anzivino, e niente, ripeto, non era facile perché sapevamo di incontrare una squadra che anche se era neopromossa sarebbe stata coriacea, non ci avrebbe concesso nulla, credo però che alla fine della partita possiamo dire tranquillamente di aver meritato il successo. E ripropongo a lei la stessa domanda, dopo aver visto all'opera la vostra squadra, ci saranno bisogno di aggiustamenti a livello di organico oppure siete a posto così? Ma io credo che con le risorse che abbiamo a disposizione abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, e io sono stracontento della rosa che ho a disposizione, ho un anno in più con cui posso condividere con i giocatori quello che è stato fatto l'anno scorso, e quindi guardiamo al futuro positivi, pur sapendo che sarà un campionato difficile, che sarà quasi impossibile ripetere quello dell'anno scorso, però noi viviamo giornata dopo giornata e quindi di conseguenza ci godiamo questi tre punti e poi domenica vedremo. Per finire, diciamo, un breve giudizio sull'avversario. L'ho detto precedentemente, l'avversario era quello che mi aspettavo, allenato da un maestro come Anzivino che è sprecato in queste categorie, una nidata di giovani ben messi in campo, e credo che parlando con alcuni dirigenti prima del prepartita loro cercano di vogliono una salvezza tranquilla, e credo che la otterranno sicuramente. Mister Anzivino, dopo la sconfitta di Coppa con la Val di Sangro arriva anche lo stop a Casalbordino. È preoccupato o fiducioso comunque per il futuro? Non è che sono fiducioso, sono strafiducioso, perché sappiamo quali sono i nostri obiettivi, sappiamo come abbiamo cominciato, e perdere 1-0 anche in maniera immeritata qui a Casalbordino con una squadra che deve lottare per i vertici mi fa sicuramente ben sperare. Dobbiamo recuperare sicuramente anche qualche giocatore per il nostro organico, ma i ragazzi hanno tenuto testa a una squadra che è quotata in campionato, e questo mi fa sicuramente ben sperare. Sono strafiducioso che ci salveremo, perché questo è il nostro obiettivo. Vi muovete ancora sul mercato? No, assolutamente, credo che sul mercato non ci muoveremo, perché cioè la società rispetta un pochettino il budget e abbiamo questa squadra e ci salveremo con questa squadra. Per concludere, come giudica il Casalbordino? Il Casalbordino sicuramente è un buonissimo organico, detto anche dal loro presidente, vogliono lottare per i vertici, ed è giusto così, perché hanno un organico per farlo. Sicuramente in questo campionato poi ci sono Torreale e ex Spoltore che hanno qualcosina in più di tutti.